Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. La squadra mobile della Questura di Venezia, nell'ambito di un'attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che della criminalità diffusa a Mestre e a Marghera, ha complessivamente tratto in arresto 5 cittadini, tutti di nazionalità straniera, sospettati di spaccio di sostanze stupefacenti. Tale risultato è stato reso possibile grazie al costante dialogo con i cittadini che ha consentito di porre in essere dalla squadra mobile una preventiva e attenta attività sul territorio. In diverse giornate nell'ambito del contrasto allo spaccio di droghe, i poliziotti hanno operato in via Piave, via Miranese, via Carducci e sul Terraglio a Mestre, oltre che in piazzale Sant'Antonio a Marghera. Tutti i dettagli dell'operazione nel nostro sito notizieplus.it. Ci spostiamo a Chioggia, dove è iniziata l'azione di prevenzione anti-blaf da parte del comune, con trattamenti specifici in zone della città dove nella precedente stagione si era riscontrata una forte presenza degli insetti. Nel corso dell'operazione, che si è svolta appunto in questi giorni e queste ore, non è stata rilevata una presenza importante degli insetti, segno che la precedente azione di contrasto ha dato buoni risultati. In ogni caso, si sottolinea bene non abbassare la guardia. Gli scarafaggi invadono zone dove si trovano residui di cibo necessari per il loro sostentamento. Eventuali segnalazioni di infestazione di blatte nelle aree condominiali private vanno comunicate al proprio amministratore di condominio. Nelle aree pubbliche possono essere inviate tramite email all'indirizzo ecologia@chioggia.org, tramite il portale segnalazioni sul sito web del comune oppure al telefono servizio ambiente allo 041 55 34 982 oppure 041 55 34 967. Cambiamo argomento. In questi giorni l'amministrazione comunale di Mirano ha firmato un protocollo d'intesa per la costituzione di una rete con i comuni di Santa Maria di Sala e Spinea per la realizzazione di attività di promozione culturale e turistica condivise. Il primo evento sul tema Il Risorgimento delle Donne si svolgerà sabato 23 marzo alle 11 presso la Sala Sante Schiavon Garibaldino di Villa Farsetti Selvatico, in via Roma numero 5, Santa Maria di Sala. Verrà presentato il volume di Mariana Atanasio, La ragazza di Marsiglia, edito da Stellerio. Sarà presente l'autrice con letture delle voci di carta Monica Paoletto e Giusy Trevisan. Sarà l'occasione per inaugurare l'avvio di un programma di visite guidate fra Venezia, Mirano, Spinea e Santa Maria di Sala dedicato a Il Risorgimento nelle Terre del Tiepolo. Primo progetto che rientra nel contenitore più ampio di offerte culturali denominato di Villa in Villa. Ed ora parliamo di una bella e simpatica iniziativa. Al via la prima attività didattica proposta dal Comune di Venezia in collaborazione con l'Associazione Gondolieri di Venezia, volta a far conoscere le bellezze della città ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle medie del territorio. Questa mattina 18 bambini d'età compresa tra i 3 e i 5 anni dell'Istituto Comprensivo Spallanzani di Mestre si sono avventurati insieme alle loro maestre su 5 gondole in un originale percorso tematico alla scoperta dei canali più suggestivi di Venezia. Partiti da San Tomà, il giro poi è proseguito lungo Rio dei Frari per poi concludersi sul Canal Grande lungo Rio di San Polo. Il nuovo progetto didattico prevede altri 12 appuntamenti che si svilupperanno durante l'arco dell'anno e coinvolgerà una scuola dell'infanzia del centro storico, altre primarie di Murano, Burano e La Giudecca, per finire con una secondaria di primo grado di Mestre. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.